Ok, abbiamo visto la volta scorsa il primo principio della dinamica, il principio di inerzia. Abbiamo visto la storia, la genesi, che è molto antica, no? Il primo cenno al principio di inerzia si trova in epoca antica, durante l'ellenismo, mediante lo studio dei fenomeni legati all'attrito. Se un corpo non è soggetto all'attrito, si muove per sempre, nessuna forza è richiesta per muovere. Questo è molto controintuitivo, perché nella nostra esperienza di tutti i giorni si dice che se vogliamo muovere qualcosa devo applicare una forza, devo spingere. Ma devo spingere da per vincere gli attriti, così come l'auto ha bisogno del motore, di qualcosa che produca, che generi la forza di spinta, per la forza motrice, per vincere gli attriti che incontra con la strada e con l'aria. Ok? Riuscire a immaginare cosa succederebbe senza l'attrito è un atto di immaginazione molto forte, molto importante, un passo in avanti, non da poco. E in particolare abbiamo visto che se la somma degli agenti esterni, che chiameremo forze, dà una risultante nulla, allora e solo allora la velocità con cui si muove l'oggetto su cui si applicano queste forze è costante, oppure, detto in altri termini, la sua accelerazione è zero. Attenzione, velocità costante, non nulla, cioè la velocità che non cambia nel tempo e non cambia in intensità, direzione e verso, perché è un vettore, questa è una legge vettoriale. Quindi se la somma degli agenti esterni all'oggetto è zero, il moto o lo stato di moto è di moto rettilineo uniforme, ecco perché abbiamo cominciato studiando quello. Quindi lo stato naturale di quiete o di moto rettilineo uniforme sono stati lo stesso piano, hanno la stessa interpretazione. Che un oggetto stia fermo o che si muova di moto rettilineo uniforme, in entrambi i casi deve valere questa legge. Questo è un altro salto concettuale notevole rispetto all'esperienza, soprattutto rispetto alla fisica aristotelica, in cui è stato naturale il ruolo di quiete sulla Terra. Per muovere un oggetto non c'è bisogno, perché un oggetto si muova, non c'è bisogno di nessuna forza, che il suo stato di moto non cambia. Se è fermo rimane fermo, se è in moto rimane in moto. A patto che sia vero questo, ovviamente. Serve invece una forza se lo stato di moto cambia, perché altrimenti non sarebbe più vero questo. Sotto a questa legge, oltre a questo principio, ce n'è un altro che è legato al fatto che qui c'è costante, non zero. E che è il principio dei moti relativi. Il moto è un oggetto relativo, non c'è il moto assoluto, altrimenti qui ci sarebbe zero. Non posso distinguere tra un oggetto che si muova a 10 metri al secondo e un oggetto che si muova a 50 metri al secondo. E le leggi della natura sono le stesse, cambia il valore della velocità, d'accordo, ma i due modi di vedere il mondo sono identici. Questo sarà più chiaro più avanti, tra un attimo, quando faremo anche il secondo e il terzo principio. E Galileo intuì questo, anche se non le diede una formulazione matematicamente completa. Perché? Che si è arrestato al principio di inerzia. Cioè, cosa succede se, anziché essere, dove ho messo la penna, boh. Ah sì, grazie. Che succede se questa condizione non vale più? Cosa succede nel caso in cui
se le forze applicate a un sistema o a un oggetto non danno più risultante nulla. Questo è il primo principio della dinamica. Il secondo principio completa questo. L'intuizione di qual è l'effetto di una forza è non di Galileo, ma di uno degli allievi di Galileo, Torricelli, quello dice: se mi serve un motore per cambiare lo stato di moto, il motore è quello che noi chiamiamo oggi forza. Un altro passo importante è stato fatto da un olandese, Christian Huygens, il quale ha mostrato che il moto circolare, ad esempio dei pianeti, è un moto accelerato. È un moto che ha bisogno di accelerazione, perfettamente in coerenza con il primo principio, che se il moto è circolare, questa legge non vale più. Che nel moto circolare questa non è costante, perché cambia continuamente in direzione. C'è un'accelerazione, l'abbiamo vista l'anno scorso, quando abbiamo studiato il moto circolare. Il moto circolare è un moto accelerato. Non è un moto naturale, nello schema aristotelico il moto circolare diventa un moto violento perché è soggetto all'accelerazione. Mentre nella fisica superlunare di Aristotele il moto circolare è un moto perfettamente naturale, non richiede interventi di chi che sia. E invece non è così. Serve un, tra virgolette, motore che faccia sì che gli oggetti, pianeti, la Luna, eccetera, percorrono orbite che sono curve. Qual è il motore che causa un discostamento dai motori uniformi? Sono le forze. Se ad un oggetto è applicata una forza non bilanciata, cioè qui che dà un risultato non nulla, allora questa produce un cambiamento di stato di moto. Attenzione, questo è diverso dall'idea che abbiamo intuitivamente: per far muovere un oggetto mi serve una forza. Mi serve una forza per cambiare la velocità. Se non voglio cambiare la velocità, non c'è necessità di nessuna forza. La forza è ciò che cambia lo stato di moto ed è quello che produce l'accelerazione. Forza e accelerazione sono proporzionali l'uno all'altro e la costante di proporzionalità non è altro che la massa, che misura l'inerzia di un corpo. È una misura quantitativa dell'inerzia. Inerzia significa letteralmente pigrizia. Ogni corpo tende a rimanere nello stato di moto nel quale si trova. Se sta fermo tende a rimanere fermo, se è in moto rettilineo-uniforme tende a rimanere in moto rettilineo-uniforme. Per cambiare lo stato di moto, cioè se sta fermo per metterlo in moto o se è in moto per frenarlo, mi serve una forza. E qui, confesso, mea culpa, c'è un mezzo imbroglietto. Questo ufficialmente è una versione del secondo principio che c'è solo sui libri di testo. Newton non ha mai detto una roba del genere. L'affermazione di Newton è che la forza è la variazione di momentum. Il principio sono scritti in latino, lo sapete, giusto? Momentum è una contrazione da movimentum, quello che noi oggi chiamiamo quantità di moto. La vera formulazione del secondo principio è questa. È la variazione nel tempo del prodotto massa per velocità, questo è un vettore.
e questo viene chiamato quantità di moto, o in inglese momentum, in latino movimentum o momentum. Se un sistema ha una massa costante, questo aggeggio non cambia, allora le due formulazioni sono identiche. Ma in generale questa è una semplificazione del secondo principio. La useremo molto spesso, ma sappiate che la vera formulazione è questa qui. Questa, per dire, rimane valida anche in contesti, in ambiti dove la teoria della meccanica classica di Newton non vale più. In ambito relativistico questo continua a valere. Quindi se agisce una forza su un oggetto, la sua velocità cambia. Come cambia? La variazione di velocità è misurata dall'accelerazione, e forza e accelerazione sono l'una l'effetto, l'altra la conseguenza della prima. Se un corpo accelera, non può non essere soggetto a una forza, e viceversa. Se un corpo è soggetto a una forza, non può non accelerare. Terzo principio. Le forze non vengono mai da sole. Se io spingo il tavolo, anche il tavolo spinge me. Se schiaccio col dito il muro, il mio dito si deforma perché subisce la spinta da parte del muro. Le forze vengono sempre in coppie. Se ho due corpi, 2 e 1, che agiscono l'uno con l'altro, io che spingo il tavolo, io che spingo il muro e viceversa, la forza con cui il corpo 2 agisce sul corpo 1 è un vettore che ha la stessa intensità e direzione, ma verso opposto a quella con cui il corpo 2 sull'1. La forza è esattamente lo stesso valore. Se io sono su un lago ghiacciato e non c'è attrito col pavimento, l'unico modo per spostarmi è che prendo uno scarpone e lo lancio. Agisco con una forza sullo scarpone, lo metto in moto, producono cambiamento di stato di moto e nello stesso istante subisco la stessa forza, e quindi mi sposto, mi metto in moto anch'io nella direzione opposta, perché le due forze hanno verso opposto. Se io lancio verso la finestra, vado verso la porta. Se lancio verso la porta, io vado verso la finestra. Sì, però lo scarpone va via molto più velocemente. Certo, perché? Perché la sua massa è molto più piccola. Siccome F è la stessa, il prodotto massa per l'accelerazione è lo stesso, ma la mia massa è molto più grande, quindi l'accelerazione mia è molto più piccola, perché il prodotto è uguale. Quindi lo scarpone accelera di più di me, ma quello che mi interessa è muoverci e spostarmi verso la porta per tornare a casa, per andare alla fine sulla riva del lago ghiacciato. Per lo stesso motivo, questa è sfruttata tutte le volte che camminate. Quando uno cammina, cosa fa? Mette il piede per terra e spinge il pavimento verso l'indietro. Di conseguenza subisce una spinta verso in avanti, per reazione. Questo si chiama anche principio di azione e reazione. Siccome la massa dell'edificio è molto più grande della mia, sono io che mi sposto molto più sensibilmente dell'edificio. È tutto chiaro? Questi tre principi sono la base, la chiave di volta per capire tutti i tipi di moto. È tutto qui.
tutti i modi con cui avete a che fare sono interpretabili sulla base di questa chiave. Tre semplicissime regolette che spiegano come funziona il meccanismo base che sta alla radice di qualunque mondo, di qualunque interazione. I principi cominciano a scricchiolare quando ci si spinge in condizioni estreme. Cioè quando vado nel molto veloce, allora devo cambiare i concetti base di massa, di accelerazione, di tempo, di spazio, eccetera. Quando vado nel molto piccolo, meccanica quantistica, fisica atomica, allora anche questo cambia. Ma finché rimango, tra virgolette, in un ambito di tutti i giorni, chiamiamo qui anche se ci sarebbe molto da dire su questo, a questo non serve altro. Fisica classica, nata con Newton e Galileo, significa quella che non tramonta mai, verrà sempre utilizzata. Chi deve costruire una porta, un edificio, non fa altro che applicare il primo principio, il principio di inerzia, la stabilità. Chi interessa che un edificio sia stabile, cioè che sia molto difficile da muovere, che un ponte sia stabile, che riesca a resistere alle sollecitazioni, un temporale, un vento, un terremoto, eccetera. Chi progetta veicoli utilizza il secondo e il terzo principio. Può essere, utilizzerà sicuramente anche altri ambiti come l'elettronica, la fisica quantistica, eccetera, ma per l'elettronica, per parti che sono essenziali, ma che intervengono in situazioni, tra virgolette, estreme rispetto a quelle che vediamo tutti i giorni, anche se ormai diventano essenziali anche loro, perché senza l'elettronica, quindi senza la fisica quantistica e la relatività, non fate niente. Se pensate al chiunque di voi utilizza un navigatore oppure un GPS collegato al cellulare, quei sistemi, senza gli effetti descritti dalla relatività generale, una delle rivoluzioni scientifiche del XX secolo, non funzionerebbero. Se io non ne tengo conto, non ho il GPS. GPS sta per sistema navale di posizionamento sulla superficie terrestre. GPS Navstra. È un sistema introdotto dai militari e quando hanno mandato in orbita i satelliti che dovevano controllare la posizione di questi oggetti, non credevano che fosse necessario tener conto della teoria della relatività. E hanno mandato su un doppio sistema, uno che teneva conto della relatività e uno che non teneva conto. Quello che non teneva conto non funzionava, mentre l'altro funzionava perfettamente. E là ci sono effetti molto profondi, cioè la fisica non classica, cioè l'attività, la relatività quantistica, eccetera, richiedono un cambiamento delle idee più profonde, quindi di spazio, di tempo, di energia e di materia, vengono rivoluzionate, ma ci arriveremo forse. Per adesso il primo passo è questo, e attenzione, notate bene che per riuscire a individuare tre semplicissime leggi, stanno tutte in due righe, tra la marea di fenomeni diversi l'uno con l'altro, anche la confusione concettuale che c'era a quell'epoca, richiede un colpo di genio notevolissimo. Probabilmente i principi a matematica con il la rivoluzione dei corpi celesti di Copernico sono probabilmente le vette più alte delle scienze scientifiche. Anche se per Copernico, per esempio, aveva uno spirito essenzialmente religioso. Newton è uno degli elementi più geniali mai esistiti in assoluto. Domande? Il secondo principio ci serve anche per stabilire l'unità di misura della forza. Queste le conosciamo già, la massa, cambiare pagina, la massa si misura in chilogrammi,
l'accelerazione in metri al secondo quadrato. Quindi se ho la massa di un chilogrammo soggetta che si muove con un'accelerazione di un metro al secondo quadrato, dico che su questo corpo agisce la forza di un newton. Il newton va da sé, non poteva che avere questo nome, è l'unità di misura della forza. Dico che su un corpo agisce la forza di un newton se ha una massa di un chilogrammo e si muove con un'accelerazione di un metro al secondo quadrato. Ok? Adesso mi fermo e vi mostro, poi li metterò in allegato alla lezione, due filmati che illustrano, poi noi faremo qualcosa di simile se riusciamo, perché il laboratorio mai non c'è più, che illustrano molto bene i concetti, i tre principi della dinamica. Ok? Poi metterò il link ai filmati in allegato alla lezione.